Allora, buon pomeriggio dalla Casa delle Donne di Milano e da Antonella Eberlin che ci permette questo collegamento. Lei è del gruppo comunicazione della casa, ci permette questo collegamento e ci permette di riunirci da più parti d'Italia. Io sono Angela Gianni Trapani del gruppo Librarsi e con Enciclopedia delle Donne abbiamo voluto l'incontro di oggi che si chiama Esplorando l'editoria femminista. Questo incontro lo abbiamo già voluto in coda o comunque nell'organizzazione di uno precedente del novembre del 2020 nell'ambito di Book City, intitolato L'editoria femminista ieri e oggi, un bilancio dagli anni 70 a oggi. In quella occasione erano state ospiti Laura Le Petit, che tuttora collabora con noi, che è qui presente, collabora con il gruppo Librarsi, con la Casa delle Donne, intellettuale e femminista, storica fondatrice della casa editrice La Tartaruga. Poi un altro ospite era stata Luciana Tufani per la Luciana Tufani Editrice, Monica Martinelli per 7-9 e Enciclopedia delle Donne. Già da allora, nell'organizzare quell'incontro, ci eravamo rese conto che c'erano tante altre attività editoriali interessanti. Per quel primo incontro di Book City avevamo seguito determinati criteri rigorosamente seguendo la storicità e la coerenza dei cataloghi, però capivamo di avere ancora tanto patrimonio da esplorare, appunto, con collane a forte impronta femminista anche in case editrici generiche. O realtà editoriali che mano a mano si facevano sempre più chiare e si dichiaravano sempre più esplicitamente femministe. Non volevamo lasciare in ombra queste realtà e quindi abbiamo sin da allora ipotizzato di proseguire con gli incontri, anche perché alla fine di quel dibattito erano venuti fuori molti spunti e molti stimoli e anche molte questioni. E quindi eccoci qui ancora a continuare questa esplorazione nell'ambito di questa rassegna. E oggi le nostre ospiti sono Anna Maria Crispino per Iacobelli Editore, Angela Di Luciano per Wanda, Cecilia Palombelli per Viella e Gabriella Musetti per Vita Attiva. Condurrà l'incontro Rossana Di Fazio, che con Margherita Marcheselli è la fondatrice di Enciclopedia delle Donne e che dal 2010, che conta non so nemmeno quante voci di biografie di donne e che non vale la pena nemmeno di dire il numero perché il numero è in continuo aggiornamento, ma che dal 2010 ha aperto la sua attività anche all'editoria. E con un catalogo di saggi, ma anche di narrativa a sfondo storico. Quindi Rossana e Margherita conducono queste due attività e oggi Rossana dialogherà con le nostre ospiti. Prima di dare la parola a Rossana, è volontà di tutte noi del gruppo e della casa dedicare questo incontro alle donne della Turchia, che in questi giorni lottano contro e dimostrano contro la tragica decisione di Erdogan di uscire dalla Convenzione di Istanbul. Tragica beffa proprio perché nata in quella città, in quella nazione, prima firmataria della Convenzione. Quindi dedichiamo questo incontro alle donne turche. E ora la parola a Rossana Di Fazio. Buonasera, grazie Angela. Beh, è una bellissima festa, direi, no? E noi che facciamo l'enciclopedia e ci piace dire che è una festa inviti, devo dire, qui è realizzata. Vorrei anche ricordare che in questi giorni si tiene online
la Fiera Feminism, a cui noi abbiamo sempre partecipato con molta gioia e allegria in presenza e a distanza, e che è veramente stata l'occasione peraltro di incontrare Gabriella Musetti, Cecilia Palombelli, Anna Maria Crispino, diciamo dal vivo, mentre avevamo già avviato tante, tante belle chiacchierate. Ecco, devo dire che cioè ci è sembrato proprio molto, molto un'occasione bellissima questa, no? Di esplorare questa realtà in divenire dell'editoria. E quindi, diciamo, comincerei con il mio giro di domande, introducendo un po' naturalmente le nostre prestigiose ospiti. Ecco, allora, comincio con Anna Maria Crispino, che è autrice di moltissimi saggi, fondatrice della Società Italiana delle Letterate e, diciamo, tra l'altro una come dire, attivista del femminismo importantissima, che io nominerei ministra della cultura nel nostro mondo ideale. Ecco, e peraltro appunto con queste due storie molto, molto importanti. Allora, una, Anna Maria Crispino ha fondato Leggendaria, che quest'anno ha compiuto 25 anni e che è una rivista importantissima, appunto con una lunga e vita, come dire, felice vita, e che è anche direttrice editoriale di Jacobelli, che ha tutta una serie di titoli sul percorso femminismo, no? Dimmi se sbaglio, Anna Maria, cioè non una vera e propria collana, ma un percorso di lettura femminismo che conta titoli molto importanti proprio di autrici, diciamo, che sono anche l'avanguardia, insomma, di certo pensiero femminista. E quindi cominciamo appunto con Anna Maria. Io ho queste due domande. La prima è proprio: Leggendaria è stato un grande osservatorio, no? Sulla letteratura e sull'editoria. E quindi con 25 anni di esperienza, qual è la prospettiva che tu hai, no? in quanto curatrice e direttrice di Leggendaria su questo mondo? Questa è la prima domanda che voglio farti. Grazie Rossana, sono emozionata per questa presentazione, ti ringrazio. Dubito di diventare mai ministra della cultura di questo paese, date anche le recenti vicissitudini qui stiamo vergognosamente assistendo, ma insomma, va bene così. Ti ringrazio per questa domanda di Leggendaria, su Leggendaria, perché Leggendaria nel mio percorso di vita e di pratiche femministe è un po', come dire, l'anello di congiunzione di molte cose diverse. Nata 25 anni fa, quasi contemporaneamente, qualche mese prima, diciamo, della fondazione della Società Italiana delle Letterate, Leggendaria si è sempre posta come un luogo non solo di dialogo tra le diverse anime del femminismo italiano e come osservatorio della realtà del nostro paese, ma anche delle questioni internazionali che riguardavano le donne, ma anche come una specie di presidio sentinella, le mie amiche di redazione mi sgridano sempre, su proprio quello che veniva fuori dalla moltissima produzione a firma femminile e che passava praticamente inosservato su altri media cosiddetti mainstream, quindi terze pagine dei giornali, radio, televisioni, eccetera. Ci sembrava proprio la scelta del nome Leggendaria, poi aveva anche questo doppio senso di essere una leggenda dell'affresco meraviglioso che si stava componendo sotto i nostri occhi, e anche una leggenda con due G per, come dire, sfatare luoghi comuni, stereotipi e chiusure di pensiero sulla produzione delle donne. In 25 anni siamo, per fortuna, cambiate insieme alle donne di questo paese, io credo, lo racconto in questo numero anniversario a cui tu hai accennato,
ma alcune cose sono rimaste molto salde. Prima appunto il filo che vi dicevo di essere luogo del dialogo e non una rivista di scuola, cioè non avevamo mai avuto l'intenzione di rappresentare un'unica posizione in cui politica e di pratiche che fosse, come dire, veicolata dalla rivista, ma abbiamo sempre lavorato all'incontro e al dialogo. E la seconda, come dire, scelta molto forte era quello di sforzarci in ogni modo di avere una redazione, un parco delle scriventi, diciamo, intergenerazionali. Facciamo molto lavoro perché arrivino alla scrittura anche solo di recensioni, di pezzi brevi, che però poi riescono a far crescere alcune delle giovani che si avvicinano alla rivista. E la terza cosa è tenere molto fermo il timone sulla questione del canone letterario, che come sapete è uno dei temi fortissimi della Società Italiana delle Letterate. Questo lavorio allo smontaggio del canone letterario e alla riproposizione invece di cartografie diverse delle scritture femminili, che abbiamo chiamato oltre canone, è un lavoro continuo che abbiamo fatto in questi anni, segnalando e appunto ricartografando generi letterari, opere di autrici, estensioni della parola scritta anche ad altri linguaggi, per esempio il cinema, la televisione, il documentario, il teatro, la poesia, eccetera. Ecco, quindi da questo punto di vista Leggendaria era la candidata, come dire, quasi obbligata alla messa in piedi di questa impresa faticosissima che è la Fiera dell'Editoria delle Donne, Feminism, che oggi è alla sua quarta edizione e ha cominciato il 7 di marzo e proseguirà nelle nostre intenzioni fino a ottobre, proprio perché la rivista riesce, come dire, in qualche maniera ad essere, come dicevo all'inizio, un anello di congiunzione tra la produzione delle donne, il mondo dell'editoria e il fatto che siamo convinte che poi i libri vadano pensati, scritti, stampati, però anche venduti, fatti circolare, fatti conoscere, cercando di farli uscire da quella bolla meravigliosa in cui ci troviamo, che però resta una bolla se non riusciamo a rendere porosi questi confini, no? tra la piccola editoria, l'editoria dedicata, l'editoria di nicchia e un pubblico più vasto. Certo, Anna Maria, e da questo punto di vista raccolgo un po', diciamo, l'altra tua attività, no? Quella di direttrice di Jacobelli, per chiederti proprio, diciamo, invece in una casa editrice che pubblica anche altro, come tu vedi questa diciamo, questa vocazione, questa linea editoriale e che tipo di, diciamo, di cose che ti fa imparare, no? Rispetto al tuo pubblico, rispetto come dire, anche a livello produttivo, no? Per esempio relativamente alla distribuzione, alla promozione dei libri, cioè tu pensi a strategie comuni o ci sono delle strategie specifiche, di là ovviamente di questa sinergia anche, no? Con la vi chiedo un attimo perché c'è una musica che qualcuno mi segnala che si sente, ma arrivo subito. E anche verificare, poi magari lo chiederemo ancora ad Anna Maria, proprio. Eccomi. Benissimo. Dunque, la storia della Jacobelli è una storia, secondo me, particolare e anche abbastanza divertente, devo dire, nel senso che ha molti addentellati, sia con Leggendaria e sia con la Società delle Letterate, e ovviamente anche adesso con Feminism negli ultimi 4 anni. Perché Jacobelli è stato da sempre lo stampatore della rivista.
che se conoscete la rivista, come dire, è una rivista complessa, fatta di molte cose, con molta scrittura, molte immagini, molte didascalie, molte bibliografie, insomma ci vuole una bella pazienza e una grande abilità per farla, diciamo, per portarla dalla mia scrivania alla tipografia, diciamo così, in questo percorso. E Iacobelli è anche la famiglia Iacobelli, i vari fratelli Iacobelli sono degli storici, appunto, tipografi romani, stampatori specializzati in editoria. Quindi, come dire, c'è stato tra noi un incontro d'amorosi sensi praticamente immediato. Quando io sono andata in pensione, loro hanno avanzato la proposta, appunto, di pensare ad una casa editrice, quindi si è trattata di costruirla in qualche maniera. La mia merce di scambio è stata proprio quella che un pezzo rilevante della casa editrice dovesse trovare modi e mezzi per appunto pubblicare libri bizzarri, nel senso che, per esempio, abbiamo aperto una delle prime collane che abbiamo aperto, si chiama Workshop, e pubblica come si dice, la produzione di pensiero e di critica della Società Italiana delle Letterate, quindi dei seminari che la società fa, o meno, insomma, alcuni diversi titoli che vengono fuori dalle pratiche di confronto all'interno della Società delle Letterate. Quindi Workshop ormai è una collana consolidata, è una collana che, pur essendo, come dire, profilata su un uso anche accademico, è però molto aperta a una produzione di confronto, per cui la maggior parte dei titoli sono composti da saggi di diverse persone, non di un'unica autrice, e anche con un impegno nostro a fare in modo che il linguaggio sia accessibile non solo alle specialiste ma alle appassionate. Poi una collana a cui io tenevo molto si chiama Frammenti di Memoria. Mi sembrava l'esperienza di Leggendaria e le molte letture da libridinosa, come osiamo, credo, chiamarci tutte in questo consesso, mi faceva pensare che le donne avevano sempre negli ultimi tempi cercato forme della narrazione che non fossero quelle canoniche. Cioè, a volte ci sono cose che nell'esperienza di una donna, nella scrittura di una donna, non rientra perfettamente nei generi codificati. La poesia, il romanzo, il reportage, il memoir, eccetera. Quindi Frammenti di Memoria è sostanzialmente una collana di no fiction, come dicono gli americani, che accoglie queste forme ibride di scrittura e quindi un luogo praticamente d'elezione per quelle scrittrici che lavorano sulla forma, che lavorano sullo stile, che lavorano sulla possibilità che un'esperienza, una narrazione, una fantasia anche, trovi una forma che prima non c'era, diciamo, per essere raccontata. E più recente invece la collana dei Leggendari, che sono piccoli libri molto legati alla rivista, nel senso che sono libri brevi. L'ho fatta disegnare nella forma di un grande telefonino, praticamente, quindi può stare nello zainetto, nelle borse, nelle sporte con cui si va alla Conad, eccetera. E sono appunto o racconti brevi o piccoli reportage o, come dire, narrative che hanno a che fare con la memoria, con la storia, con l'esperienza e con l'immaginazione. Sono libri piccoli che costano poco, molto maneggevoli. Su questo è cresciuta una produzione editoriale
che comprende molte altre cose, adesso non vi sto ad annoiare, abbiamo delle guide culturali molto diffuse soprattutto a Roma, il nostro best seller è una guida della Garbatella, per dire che questo quartiere storico, operaio, proletario di Roma, abbiamo una collana di saggi sui manga, quando sui manga giapponesi che quando erano ancora all'inizio naturalmente sono sembrati degli alieni nel nostro mercato editoriale, quindi abbiamo una collana che ne racconta l'origine, l'ispirazione, la connessione con la cultura occidentale, abbiamo un'altra collana sul pop e sulla musica pop, e poi due collane sulla cura che ritornano sulla soggettività femminile curate entrambe da Enrica Daugé. Quindi l'architettura della casa editrice si è, come dire, articolata in questo modo. Io sono la direttore editoriale, ma naturalmente tengo d'occhio tutto quello che produciamo, ma curo particolarmente, come potete ben immaginare, naturalmente le collane che hanno un esplicito riferimento alla produzione a firma femminile, sia nella saggistica che nella narrativa, che in questo genere nuovo che si chiama non fiction. Grazie Anna Maria. Il quadro è molto ampio, molto chiaro, mi è piaciuta questa attenzione, no? a questa diciamo non marginalità, perché proprio non si può chiamare marginalità, ma in qualche modo ai vantaggi secondari, no? Di non essere nel canone, no? Che ci danno anche la possibilità di andare a vedere dov'è la scrittura, dov'è la lettura, no? Non sempre nei generi che ci immaginiamo, e quindi in sentieri più di frontiere, più sperimentali dal punto di vista anche del linguaggio e delle forme. E ora così volevo passare, dopo sicuramente ci saranno delle domande per Anna Maria Crispino, ad Angela Di Luciano di Wanda, che sono molto contenta di incontrare, la prima volta che parlo direttamente con lei, che ha un percorso veramente interessante, pieno di sollecitazioni. E, ecco, io voglio ricordare che Angela Di Luciano ha avuto una grande esperienza editoriale e diciamo ha stata un avanguardista, se mi concedi il termine, su certi temi, no? Come tutto il rapporto fra economia, mentoring, empowerment femminile, proprio sui temi dell'economia, no? Quindi womanomic. Lascio perdere, ti ringrazio. Ha avuto, non so, un grande impegno nella cultura del femminismo, anche, non so, ricordo molti incontri dal CCP e CCAP, molto, molto interessanti, molto vivaci, sempre attenti da una parte, no? all'attenzione per le esperienze del passato, ma con un tono, diciamo, una tonalità militante molto spiccata, no? Anche una spinta militante molto spiccata, che si vede anche nel catalogo Wanda, che anche qui presenta, diciamo, quella sensibilità, diciamo, permeabilità, no? Anche ai temi che vanno insieme al femminismo, no? Penso all'antispecismo con l'edizione di Carne da Macello, insomma a questa anche nuova, come dire, nuova area, no? Più ampia, in cui il femminismo sta insieme a tante altre battaglie, in qualche modo in dialogo con loro. Ecco, in particolare, diciamo, mi interessava da una parte che ci raccontassi questo, come dire, l'orizzonte di Wanda, no? E dall'altra parte anche, diciamo, la seconda domanda che ti anticipo già è come si delinea il vostro percorso fra editoria elettronica e editoria cartacea, no? Perché voi avete fatto delle scelte precise, prima vi eravate concentrate sull'editoria
anche noi come enciclopedia abbiamo cominciato con gli ebook per questioni, diciamo, legate ai costi di produzione, anche al gioco, no? Con cui, esatto, appunto la missione di vendere libri, la nobile missione di vendere libri viene ostacolata, e una specie di labirinto pieno di insidie. Ecco, queste due domande, gli orizzonti di Wanda e poi le scelte, diciamo, proprio più produttive. Grazie di questa presentazione che mi aiuta a avviare il discorso su Wanda, perché è conseguenziale alla mia storia personale, in fondo. E nasce appunto come conseguenza di una storia editoriale e di una femminista che fa editoria e che fa editoria in un mondo industriale del lavoro che è patriarcale. Cerca questo soffitto di vetro, il soffitto di vetro diventa, scopre che il soffitto di vetro in realtà è di cemento, ma soprattutto scopre, grazie alla pratica del femminismo, che io non ho mai abbandonato, che il cielo, il mio cielo era da un'altra parte e che quindi dovevo spostarmi io e non cercare là, perché l'istituzione patriarcale non mi interessava veramente più. E quindi nasce Wanda, grazie anche all'incontro di due amiche, che con la mia amica Vicky Satro, che è diventata la mia socia. E da due esperienze diverse convergiamo in questo desiderio di sviluppare questa casa editrice, che fin dall'inizio nel nostro desiderio doveva essere autonoma e indipendente. Dunque, indipendente sono molte le case editrici, quasi tutte le piccole case editrici sono indipendenti, ma l'idea era di essere veramente indipendente, veramente autonome da tutti quei meccanismi che molto bene conoscevamo e io molto bene avevo sofferto alla fine della mia carriera editoriale, che sono stritolanti e che sono dettati da tutto un sistema capitalista, patriarcale. Ce ne sarebbe, insomma, è un'altra, questa è un'altra sezione, diciamo, ma ci siamo capite. E quindi il desiderio di cercare il nostro cielo, dunque non di... Wanda nasce non dall'idea di denunciare la marginalizzazione della donna e neanche di... nasce da questo tema forte, cioè... Il problema non è la denuncia della marginalizzazione e neanche la rivendicazione di essere incluse, no? Dell'inclusione. No, il nostro punto era un altro, uscire da quel sistema. E questo è il punto poi del femminismo, del vero femminismo radicale. Dunque le due cose si sono incontrate. E Wanda, lavora e ha un catalogo radicale, sui temi radicali, questo è evidente, perché questo è l'obiettivo, questo per me è il femminismo per me resta radicale, il pensiero e tutta la sua storia vera, e ce n'è bisogno ancora, perché purtroppo proprio ieri chiudevamo una quarta con una delle mie più care collaboratrici, Stefania Arcara, su Valerie Solanas. Sto ripubblicando Manifesto Scam con una traduzione nuova e una nota dell'autrice inedita, e abbiamo chiuso la letta di copertina dicendo che per tutto quello che succede ancora oggi, questo manifesto era purtroppo ancora attuale, cioè sono passati 60 anni ed è stato, comunque il Manifesto Scam è stato uno scritto dirompente, anche deriso, insomma, e anche rifiutato anche dal femminismo mainstream, ma resta attuale dopo più di 60 anni.
Dunque, cominciamo questa vicenda con giusto pubblicando Scam, che era un librettino che io avevo sempre per casa, delle edizioni delle donne. E dunque ho detto, vabbè, questa cosa la voglio iniziare, la voglio battezzare con un manifesto Scam. E dopo, era il 2013, abbiamo fondato la casa editrice per caso l'8 marzo, perché il commercialista ci ha dato appuntamento l'8 marzo. Quello è stato un segno che ci ha poi sempre cullate negli anni che sono seguiti, che sono stati anche difficili, perché comunque noi parliamo a una nicchia. È difficile uscire da questa nicchia perché i temi sono forti, non è un femminismo accompagnato e divulgato quello che facciamo noi, affrontiamo di petto delle tematiche molto profonde, ma d'altra parte è quello che che ci interessa, e quindi lavoriamo su temi forti del femminismo, il corpo e le politiche delle donne o la politica delle donne. Dunque il corpo, abbiamo lavorato molto sulla prostituzione, l'utero in affitto, siamo state le prime a uscire con un libro sull'utero in affitto di Marina Terragni, che io le ho chiesto personalmente, e la pornografia, usciremo con un libro di 20 anni fa di Andrea Dworkin, che purtroppo è ancora attuale. E sulla violenza sulle donne abbiamo pubblicato una storia vera di una ragazza che ha subito un incesto terribile dall'età di 4 anni. E, gestazione per altri. E poi beh, anche sul corpo delle donne abbiamo fatto anche delle cose più allegre o più poetiche, l'elogio del corpo delle donne di Gloria Steinem, oppure a proposito di Elena, che è un bellissimo libro su Elena di Troia, ma vista dalla parte delle donne, con la riscoperta di nuove fonti, non di nuove fonti, di fonti mai lette nel modo giusto o nel modo, insomma, che ci confà. Una delle nostre muse ispiratrici è ovviamente Carla Lonzi, che purtroppo non possiamo pubblicare perché i suoi diritti sono bloccati, e il lavoro poi che facciamo molto, su cui facciamo molta ricerca, perché in grosso noi recuperiamo dei testi che riteniamo fondamentali della storia del femminismo. E quindi Dworkin, Steinem, adesso nel 22 usciremo con Monique Wittig, e diamo voci a nuove voci su tematiche che purtroppo poi alla fine però restano sempre quelle, quindi c'è qualche cosa che ancora non si è veramente risolto, anche se adesso la società è più in ascolto, anche le giovani. Quando noi abbiamo cominciato Wanda, io avevo proprio questo desiderio di parlare alle giovani e di spiegare, ma non didascalicamente o accademicamente, che cosa era il femminismo, ma dimostrare loro che grande tesoro c'era, che grande storia, che grande pensiero c'era dietro questa parola, che per anni è stata anche invisa e anche, no? Sì, e assolutamente. Amore di lavoro, di studio, di ricerca e di fatica e di militanza e di passione, perché il femminismo, ora come allora, quello vero, è ancora fatto di questo, di militanza, di passione. E noi lavoriamo così. Perché lavoriamo, non posso dire che lavoriamo per il profitto, nel senso che ovviamente dobbiamo fare profitto perché dobbiamo pagare le persone che lavorano, ma la mission della casa editrice è comunque pubblicare queste cose, ricompattare questa mappa di sapere femminista. Dunque, noi non guadagniamo niente, spesso
ma molto spesso abbiamo autrici e traduttrici che ci offrono il loro lavoro, soprattutto le traduttrici e le curatrici, e questa è una cosa impagabile che io, che per, a me mi dà una gioia, una soddisfazione, perché viviamo nella relazione, nella reciprocità, in quella che la Carla Lonzi chiamava la reciprocità, capisci? Allora questa è una moneta, per me non, ha, non c'è nessuno stipendio che può compensare la gioia di avere intorno queste, queste autrici, queste donne, che per la passione, per il desiderio, lo stesso desiderio mio, di far conoscere, di divulgare questo, questo sapere per le loro figlie, per le loro nipoti, per la società, per un mondo che deve cambiare, si offrono. La traduzione della, della Gilligan ci è stata regalata. Ora io non edito sempre e cerco di trovare un minimo di compenso, per cui do delle royalties. Quindi c'è una relazione, una reciprocità. La traduzione di Scama da Stefania Arcara e Deborah Artilli ci è stata offerta, gli ho offerto, in cambio gli sono stati dati dei diritti, e così Bindel con Resistenza Femminista ci hanno fatto loro la traduzione di del mito di Pretty Woman. Voglio dire, c'è una fucina che non è, non è solo facciamo i libri e li vendiamo, è lavoriamo insieme per, una, per un obiettivo che è più forte di tutto e di tutti, per noi. E sta funzionando, perché la relazione poi è, funziona bene, perché le, noi restiamo sempre in contatto, le autrici mi, mi danno i consigli, mi aiutano, Mi suggeriscono opere, si offrono di tradurle. Certo. Capisci, è un lavoro che si fa insieme per questo stesso, per questo unico obiettivo. E poi molto stiamo lavorando sulla ricerca delle politiche alternative, perché il patriarcato sì, lo vogliamo destrutturare, lo vogliamo sconfiggere, ma bisogna anche, per uscirne bisogna anche proporre qualche cosa di alternativo, di nuovo. Dunque stiamo molto lavorando sulla via della madre, la, il materno, il matriarcato, e beh, sempre, sempre la relazione poi. Certo. Questi sono i temi forti di Wanda. Sì, sì. Io questa, questa ti ringrazio molto, perché è molto, tutto molto, molto chiaro e anche molto prezioso, direi. Devo dire che questo tema anche del, dell'aspetto, no, invece del lavoro, per esempio, se può essere retribuito il lavoro, no, è una cosa che viviamo anche noi, per esempio, all'enciclopedia, o che, di cui abbiamo discusso anche nel corso dell'altro incontro, e secondo me questo è un tema di grandissimo interesse, no? Perché per esempio noi abbiamo anche una prospettiva, diciamo, proprio legata a quel poter dare lavoro, per esempio, a delle ragazze, no? A poter formare delle ragazze questo con un lavoro retribuito, no? Questo lo faccio, questo però lo faccio. Le produttrici che ci offrono il lavoro, ma sì, tutto il resto delle funzioni sono pagate. Quindi insomma questa è una cosa interessante. Il lavoro non deve essere gratuito. Ma, più che mai oggi, no? Credo che noi... I saltatori sono tutti pagati. Dopo anche lì c'è quella, quel fattore umano che se non ce la faccio mi aspettano. Certo. Ma certo, le ragazze che lavorano, abbiamo sempre solo una ragazza che lavora all'interno, per metà giornata, lei è pagata puntualmente, ma se lo meritano, sono brave, sono assetate di conoscere, di imparare, sono molto pazienti, quindi grazie Valeria, perché lei in questo momento ci subisce. Grazie Angela, quindi adesso volevo... L'elettronica
raccogliamo anche magari qualche domanda. Sono qua. Finiamo questo primo giro e poi raccogliamo qualche domanda. Ecco, adesso Cecilia Palombelli, che abbiamo avuto il piacere di conoscere direttamente a Roma. Eravamo vicine di banco. Molto vicine. E quindi è stato... Ci siamo divertite, non vediamo l'ora di tornare a Feminism da vicino. Tra l'altro volevo aggiungere una cosa ad Angela, che dovremo trovare il modo di presentare i nostri libri su Elena, perché anche noi abbiamo un titolo bellissimo di Vittoria Longoni, c'era una, in Atene una bella... C'è la rilettura di Elena, scusate la parentesi, Cecilia Palombelli. Una bellissima casa editrice Biella, che appunto visti tutti i libri sul meraviglioso banco e noi anche tanto invidiose di questa collana di storia di genere, che è una specie di enciclopedia, no? Perché veramente questa collana conta quasi 100 titoli di storia delle donne con degli studi accademici, storici, diciamo che attraversano un grande orizzonte, no? Sia di storia, diciamo, di storia della cultura, di storia della sensibilità, di storia familiare, di storia sociale, storia del lavoro, bellissimi titoli sulla storia del lavoro. E inoltre Viella pubblica anche il semestrale, la rivista della Società Italiana delle Storiche Genesi, che è anche quello uno strumento molto importante. E quindi dal 2002. Quindi diciamo, la cosa che noi volevamo un po' chiederti è come funziona la relazione con la SIS, con la Società Italiana delle Storiche, e come funziona, diciamo, anche la definizione del catalogo, cioè se voi lavorate insieme, che tipo di relazione c'è con loro. Grazie mille per questo invito, mi fa particolarmente piacere. Ringrazio la Casa delle Donne, l'Enciclopedia delle Donne, e soprattutto ringrazio perché mi è servito a, come dire, a sedermi un minuto e a fare la storia della casa editrice, che diciamo che nell'economia della quotidianità a volte sfuggono, per cui mi sono riseduta e ho fatto un po' il lavoro di storica, per cui rimettendo le date e ricominciando. Allora, intanto, per chi non conosce la Viella, è una casa editrice indipendente, è una società che ha, diciamo, che adesso pubblica un centinaio di titoli l'anno, ha una decina di riviste, lavoriamo, ci sono 10 persone che lavorano qui a tempo pieno segnate, più tutta una serie di collaboratori, ma tutto questo è nato, diciamo, è successo nel tempo, non è stato sempre così, cioè nel senso che è anche una interessante esperienza, perché la Viella è nata nel 79 come libreria specializzata in Medioevo e Rinascimento, e quindi noi lavoravamo, non c'era internet, e facevamo una selezione di tutto quello che usciva nel mondo su Medioevo e Rinascimento, facevamo un catalogo di bibliografico e lo mandavamo poi a un indirizzario di adesso non mi ricordo più quanti erano, ma un indirizzario molto grande, con tutti i professori italiani e stranieri. E nello stesso tempo a noi arrivavano i cataloghi cartacei, perché lavoravamo tutto con la carta e con le schedine ancora, e per cui con case editrici di tutto il mondo che pubblicavano libri di questo tema. Io sono entrata, la libreria specializzata è nata nel 79, io sono entrata a lavorarci nell'84 come segretaria, per cui io ho imparato proprio dalla base. Dopodiché nel corso degli anni, anzi molto presto, per una serie di coincidenze, sono diventata la responsabile, ma avevo veramente
28 anni, 29 forse, e, però mi sono serviti molto i primi anni iniziali in cui ho fatto la gavetta, e questo lo dico magari alle ragazze se ci sentono, no, perché quello serve, perché si impara dalla base. Dopodiché da libreria internazionale, abbiamo rapporti con tutto il mondo, la tecnologia è passata, insomma è arrivato internet, è arrivato internet, e questa nostra funzione, come dire, bibliografica di informazione non serviva più, cioè non si poteva più fare, era cambiato il mondo proprio. Negli anni precedenti, e questo è successo nel 2000, per cui nel 2000 diciamo è passata, abbiamo chiuso la libreria, ma negli anni 90 avevamo cominciato piano piano a pubblicare, che diciamo da tutta una serie di persone che cui eravamo venuti a conoscere, insomma che eravamo diventati amici in un qualche modo, partendo da un libro, un primo anno un libro, il secondo, perché comunque noi avevamo una rete distributiva. Avevamo creato una rete diretta e questa è stata la cosa più importante che abbiamo, che è stata una grande valvola di sicurezza per la casa editrice nascente. Abbiamo cominciato con pochi titoli, e piano piano il catalogo è cresciuto. È cresciuto con abbiamo cercato di mettere insieme sia collane istituzionali di importanti istituti scientifici o dipartimenti italiani e stranieri, soprattutto perché abbiamo cercato di mettere insieme le cose. E soprattutto abbiamo, oltre a queste collane, è nata nel, non mi ricordo neanche più, nel 92-93, una collana che si chiama I Libri di Biella, che era la collana editoriale, che era la collana in cui c'era la progettualità della casa editrice. E piano piano sono arrivati libri di uomini, libri di donne, ma soprattutto, forse questo... probabilmente la sensibilità del mio passato, della mia esperienza comunque che ho fatto negli anni 70, negli anni 80 di femminismo, una sensibilità alla storia delle donne, ha fatto sì che questa parte si sviluppasse di più. Magari se c'era un uomo da questa parte questa cosa sicuramente non sarebbe successa, perché la mia attenzione era tanta del, cioè, pubblicare libri di storia politica del Medioevo, ma essere molto attenta a quello che circolava sulla storia delle donne. Quindi abbiamo cominciato negli anni 2000, sono stati degli anni fine del 90, inizio 2000, molto fervidi, perché le storiche, cioè abbiamo pubblicato noi, uno dei primi libri è stato Altrove, sui viaggi delle donne, curato da Dinora Corsi, poi abbiamo fatto Per lettera sulla scrittura epistolare femminile, che è una delle prime ricerche sulla scrittura epistolare femminile che veniva di Gabriella Zarri. Abbiamo fatto Corpi e storia nel 2002 con Anna Scattigno, Nadia Filippini, cioè sono stati dei libri che hanno fatto proprio il punto, cioè delle ricerche, sono delle ricerche importanti per la prima volta. Abbiamo fatto A che punto è la storia delle donne in Italia con Anna Rossi Doria, che usciva fuori da un convegno. E questo, in questi anni qui, in cui avevo cominciato da sola, si è creato un legame con la Società delle Storiche, che appunto nel 2002 abbiamo creato, cioè loro si sono affidati a noi per creare Genesis, la rivista della società che pubblica due numeri l'anno, e che abbiamo curato con grande, grande attenzione. Ci sono stati dei numeri molto importanti, cercano sempre, come dire, c'è una redazione molto attenta sia anche a valorizzare il lavoro delle giovani storiche, e soprattutto cercando sempre dei temi di ricerca che possano interessare anche il mondo fuori. Ovviamente è una rivista anche accademica, per cui, come dire, è scritta in varie lingue, uno può trovare articoli in inglese o massimo in francese, e la rivista pubblica periodicamente, siamo in regola,
cambia la direzione, si alternano, ma sono sempre delle relazioni veramente molto attive. Abbiamo, diciamo che abbiamo pubblicato, continuavo io a pubblicare anche separatamente il libro di Anna Rossi Doria, come dire, e mettevo questi libri, cioè questi libri di storia delle donne, era una mia intenzione proprio programmatica inserirli nella collana nostra editoriale, nei in cui i libri di storia delle donne dialogavano con i libri di storia politica, sociale, di altro, perché era importante non creare un ghetto, cioè questa era proprio una mia idea, non volevo creare una cosa separata, volevo che finalmente venissero alla luce insieme con la loro medesima importanza questi lavori e che dialogassero soprattutto, che chi guardava il catalogo uno dietro l'altro, libri uno dietro l'altro, vedesse la storia di Pavia nel Medioevo, ma adesso non lo so perché ce l'ho davanti agli occhi, piuttosto che a che punto è la storia delle donne in Italia. Ecco, perché così, secondo me, perché c'è sempre stato, come dire, una sorta di resistenza degli storici sull'affrontare questo tema, per cui era importante che dialogassero. Dopo tanti, abbiamo tradotto la Zemon Davis, La passione della storia, cioè abbiamo cercato di portare avanti autonomamente, abbiamo tradotto la Skinner, che era l'unico libro di sintesi, l'abbiamo tradotto, sulle donne nell'Italia medievale, che a me ogni tanto mi gira, perché dico, ma perché non riusciamo noi a fare un libro di sintesi? Ma questo è un altro capitolo che volevo affrontare dopo. Dopo tanto lavoro, a un certo punto con la Società della Storica, lì è il bello del dialogo, il bello di lavorare insieme, perché fino adesso, diciamo, fino al 2013 esisteva una collana di storia generica e la rivista. Ma negli anni precedenti io ho proprio detto, cioè ci siamo proprio incontrati sul fatto che bisogna creare una collana da tante ricerche che sono fondamentali, perché se non c'è questa ricerca di base non si arriva a una sintesi e non si arriva alla divulgazione. Io di questo ne sono convinta, servono queste ricerche più dure, più difficili, più forse a volte per addetti ai lavori, ma sono fondamentali, perché se no una sintesi fatta bene non viene. E allora abbiamo deciso insieme di creare la collana che si chiama Storia delle donne di genere, abbiamo messo insieme tutte e due le parole, cercando di commissionando, cioè stando attenti a cosa circolava in giro e nell'aria, ma commissionando libri che fossero più di sintesi su dei problemi più specifici. Tant'è vero che abbiamo pubblicato, ora il primo libro in realtà no, perché però era molto simbolico, abbiamo pubblicato il primo libro, la traduzione di John Scott, Genere, politica e storia, che era stato tradotto un articolo fondante da Paola Di Cori in una rivista, abbiamo rimesso insieme degli altri articoli di John Scott che sono fondanti per la storia delle donne, per il metodo, e abbiamo pubblicato questo. Ma dopo abbiamo una redazione, diciamo, la Società delle Storiche ha creato una redazione loro, che dialogo comunque costantemente anche con me, in cui commissionano lavori di sintesi, proprio perché c'è bisogno di aprire uno spazio anche di conoscenza e soprattutto creare dei libri che possano essere utili nella formazione di nuove generazioni all'università. Cioè all'università ci sono, ma sporadicamente, cattedre di storia delle donne, ma abbiamo pensato che se non creavamo dei libri da poter essere letti, da poter essere studiati dalle ragazze, era complicato, che è stato uno stimolo. Per cui abbiamo fatto Il lavoro delle donne nell'Italia contemporanea con Alessandra Pescarolo. Abbiamo fatto un libro che è stato molto bello perché è molto usato anche nei corsi di ostetricia o piuttosto
di Nadia Filippini, che si chiama Generare, partorire e nascere, una storia dall'antichità alla provetta, per cui è una sintesi di questa della storia della maternità, in cui appunto, che è una storia culturale che non è sempre stata uguale, diciamo, ma non mi addentro nella... No, certo, perché veramente insomma, è un catalogo che merita grandissima attenzione. Ecco, questa collana, la bianca con la Sis, è nata proprio dall'idea, con la volontà di creare uno spazio di apertura a un pubblico più vasto. Certo, quindi c'è anche questo legame. E c'è un impegno importante, diciamo. Allora, anche in questo caso le cose da raccontare sono tante, lasciamo un pochino di spazio anche per le domande. E Cecilia, passo a Gabriella Musetti per poi riprendere un pochino il discorso. Ecco, Gabriella Musetti, ti vedo. Buonasera, un grande piacere incontrarti qui. E Gabriella Musetti, diciamo, porta qui una storia piuttosto diversa, molto attiva comunque, è proprio la storia di Vita Attiva, che è una realtà triestina, e Gabriella Musetti, poeta e anche responsabile delle residenze estive a Duino, fa parte della Società Italiana delle Letterate, e anche in questo caso abbiamo un'esperienza molto diversa legata anche al territorio, anche se le attività poi editoriali della casa editrice non sono solo locali. Però ecco, anche qui vogliamo un pochino, così, un breve racconto della storia della casa editrice e anche invece un po' il punto della situazione rispetto anche al rapporto, no? Fra territorio, archivi, un grande lavoro che fate anche voi sull'archivio, e diciamo come funziona dal punto di vista produttivo della distribuzione, perché ci interessano poi anche questi elementi molto concreti. Grazie Gabriella. Allora, intanto grazie molte per questo invito e per l'opportunità di parlare della casa editrice. Sì, noi tra le case editrici che sono state presentate forse siamo quella nata dopo, perché abbiamo solo 6 anni di vita. Noi nasciamo a dicembre, fine dicembre del 2014, e nasciamo in modo anche un po' particolare, nel senso che 12 donne, alcune di queste che, come per esempio io, già eravamo parte della Società Italiana delle Letterate, quindi con tutta un insieme di lavoro anche teorico su temi del femminismo, ma anche della letteratura, perché il nostro, diciamo, punto di osservazione è quello. Ecco, si sono messe insieme per creare una casa editrice un po' dentro una casa internazionale delle donne, quella di Trieste. Quindi la collocazione è stata da subito chiara, e questa casa editrice, perché siamo nate? Siamo nate perché ci siamo trovate in un momento in cui molte di noi erano in pensione, insomma, si avviavano alla pensione. Questo è un dato anche importante da dire, non tutte, ma alcune sì, e avevano comunque un desiderio, una creatività, una volontà di continuare ad operare all'interno della società in modo creativo, produttivo, ma anche con una posizione molto chiara, molto specifica, e cioè una posizione femminista. Era poi, se ricordate, un altro periodo di crisi, non pandemica, ma insomma grossa crisi economica, e ci siamo messe intorno a un tavolo e ci siamo dette: cosa facciamo in un periodo di crisi? Fondiamo una casa editrice. Ecco, cioè sembra una cosa sciocca o banale, in realtà è stato un modo per reagire individualmente e collettivamente, perché c'è sempre questo discorso, rispetto a tutta una serie di situazioni problematiche, ecco, radicate sul territorio. Sì, perché Trieste
Insomma, è una città abbastanza particolare, confinaria, che ha anche questa dimensione letteraria enorme, diciamo, tutta spostata al maschile, perché se andiamo, naturalmente importante, da Saba, Svevo, ma anche a Magris o a Boris Pahor, che recentemente è salito proprio a dignità letteraria importante, e le donne in questo territorio, che sono sempre state presenti come altrove, che hanno scritto delle cose importantissime, che ai loro tempi, perché c'è tutta la dinamica anche storica di questa città che è diventata facente parte dello Stato italiano con la Prima Guerra Mondiale. Prima era sotto l'Austria, dal Medioevo, voglio dire, non da due giorni, quindi tutta una storia molto particolare, e queste donne del passato, dell'Ottocento, sto parlando fine Ottocento, primi Novecento, che conoscevano più lingue perché naturalmente studiavano a Vienna, o che erano molto, che erano grandi traduttrici, cioè, sono scomparse. Allora, la prima nostra, come dire, esperienza di scrittura è stato proprio di andare alla ricerca di queste donne, andare negli archivi, andare a cercare nelle biblioteche, andare a recuperare scritti di scrittrici importanti scomparse completamente. Poi da lì abbiamo via via aperto numerose collane, per cui noi abbiamo una collana di narrativa, di saggistica per bambine e bambini, una collana in between, come diceva prima anche Anna Maria, cioè quelle forme che stanno tra il diario, per esempio, e l'esplorazione dei luoghi, i viaggi sentimentali, il diario sentimentale delle città. Da poco abbiamo aperto una collana di poesia e quindi da questo punto di vista siamo una casa editrice abbastanza generalista, diciamo. Perché vogliamo radicare una presenza territoriale, ma non solo territoriale, come giustamente hai detto tu, che apra una fascia di possibilità di utilizzo di libri ampia. Siamo tutte donne, però, come diciamo noi, pubblichiamo soprattutto donne, ma anche uomini. Ci piace dire questo, anche uomini, perché naturalmente lavoriamo su una produzione di valore. Uno dei primi principi per cui siamo nate è quello: i nostri libri al macero non ci vanno, sono anche libri che hanno una cura, diciamo, per ora lavoriamo solo sulla carta. Stiamo anche pensando di aprirci a forme di ebook, eccetera, ma ancora non l'abbiamo fatto. E però la carta è un qualcosa che deve essere anche bella nella confezione, quindi curiamo la carta, curiamo la produzione, abbiamo delle linee, delle collane molto riconoscibili. Per esempio, ci occupiamo anche di questo territorio multilingue, per esempio libri sì italiani, ma anche un grande focus sull'Istria. Uno dei nostri saggi, per esempio, recentemente pubblicati è proprio 6+5 donne con la penna in mano, scrittrici e poetesse dell'Istria e del Quarnero. Oppure un altro, noi siamo vicine alla Slovenia, un altro recupero importante sempre nella saggistica che abbiamo fatto, abbiamo tradotto, perché traduciamo anche molto, uno dei primi giornali femminili e femministi del nord-est, che è Slovenka, cioè un giornale scritto da donne che veniva pubblicato tra il 1897 e il 1902 da slovene, quindi in lingua slovena, e aveva come temi l'emancipazione, aveva come temi, cioè, l'apertura di dialogo anche con autori, eccetera. Oppure ancora
Un'altra importante pubblicazione sono le lettere da Salonicco, di questa incredibile viaggiatrice della Serbia meridionale che viaggia e va a Salonicco. Siccome lei è una che conosce molte lingue, compreso il turco, entra anche negli harem e dialoga con le donne e scopre come si vive. Questo è un viaggio poco dopo il 1905, quindi nel momento così delle rivoluzioni dei giovani turchi, cioè tutte queste tematiche che lei è capace di vedere dall'interno, e noi abbiamo tradotto queste lettere, perché scrive una serie di lettere a una sua amica a Parigi. Quindi pubblichiamo anche uomini, certamente. Per esempio il curatore, ecco, di questa 6+5 donne con la penna in mano è Giacomo Scocchi, un letterato che adesso ha anche 94 anni circa, perché non me lo ricordo benissimo, che vive a Fiume. Altra cosa importante che un po' caratterizza la nostra casa editrice è che noi siamo una no profit, lo dico perché prima è uscito questo tema. Cosa vuol dire? Vuol dire che noi che diciamo abbiamo aperto questa casa editrice soprattutto per una volontà di lavoro culturale e di lavoro proprio con un impegno politico, perché è un atto politico quello che abbiamo fatto, non abbiamo intenzione di avere un ricavo da questa casa editrice, mentre invece è il discorso, cerchiamo di offrire spazi alle giovani per ovviamente tutti i lavori sono pagati, le traduzioni, abbiamo le royalties, tutto è pagato, siamo solo noi che impegniamo in modo volontario, diciamo, questo desiderio. D'altra parte il desiderio sappiamo bene come è importante nel femminismo e anche nella storia delle donne, ecco. Apriamo anche momenti di formazione in modo che le giovani invece abbiano possibilità di lavorare con noi, ma anche di avere un riscontro economico. Ecco, l'ultima cosa che volevo dire sulle collane, per esempio, proprio per l'apertura, questa attenzione alle giovani, noi abbiamo una collana che si chiama Gemme, che è proprio destinata alla ripresa e alla pubblicazione, per esempio, di tesi di dottorato oppure di tesi di specialistica su tematiche legate al femminismo. Ecco, quindi anche questo è importante da dire. Gabriella, interessantissimo. Volevo solo, magari la lancio la domanda e poi raccogliamo anche le altre. Mi interessava capire, mentre diciamo la vicenda distributiva delle altre realtà più o meno mi sembra più esplicita, volevo capire voi come distribuite. Perché comunque... Allora, noi abbiamo territorio del Friuli Venezia Giulia direttamente con le librerie, certamente. Poi abbiamo relazioni con quasi tutte le librerie delle donne in Italia, più anche altre librerie non delle donne, per esempio Trame a Bologna e altre, insomma anche a Cagliari, anche a Palermo, eccetera. Sì. Poi da sito vendiamo, e poi abbiamo anche non usiamo Amazon, diciamo, però su IBS sì, la Feltrinelli, eccetera eccetera, quindi abbiamo una distribuzione online. Quindi avete la distribuzione online, diciamo, per canoni, cioè per canali più tipici, mentre invece il resto della distribuzione ve ne occupate in prima persona. Ce ne occupiamo direttamente noi, sì. Un elemento interessante. Allora, io ti ringrazio. Per esempio, solo scusa, una
Sono rimasta molto colpita da Viella perché è una cosa meravigliosa pubblicare così tanti libri. Ecco, noi in 6 anni ne abbiamo pubblicati solo 38, però insomma non sono neanche pochi. Non sono pochi 38. 38 libri amati, Viella, sono tanti comunque. Posso intervenire? Sono tanti, ma poi voi siete nate, quando siete nate? Fine dicembre 2014, quindi è dal 15 che siamo nate. Diciamo che noi pubblichiamo dagli anni 90 e quindi, come dire, un po' di anni ci sono di differenza. Ecco, io adesso volevo raccogliere un po' di domande perché stanno arrivando sia nella chat, diciamo, qui più interna che da Facebook. E quindi credo che vorrei introdurre Margherita Marcheselli che sta facendo questa bella raccolta per rilanciare le domande che arrivano da chi ci sta seguendo, che naturalmente saluto e ringrazio molto. Abbiamo ancora tante cose da dire. Margherita, ecco, se Anna Maria può, non ti vedo, forse però gli altri ti vedono. No, non riesco a riattivare il mio video, non so se mi sentite. Se Anna Maria puoi riattivare il video di Margherita? No, deve riattivarlo lei, ha tutti i permessi. Ah, puoi farlo direttamente, mi dicono, Margherita. Non ci riesco. Aspetta, forse sì. Ok, ci sono. Scusate. Bello che io sarei quella più tecnica del gruppo. Buonasera a tutte. Vi ho sentito ovviamente e con molto interesse. Sì, volevo raccogliere appunto alcune domande che arrivano da Facebook. Allora, una che ci interessa in modo particolare, raccoglie un po' il tema anche del rapporto con le nuove generazioni che è stato trattato da quasi tutte, e dice quale rapporto c'è, se ne esiste uno, tra editoria femminista e scolastica. Ci sono scuole o insegnanti che adottano libri di testo attingendo a cataloghi dell'editoria femminista? Questa è una domanda di Maria Paola Orlandini. È un tema molto molto forte, molto importante, molto caldo. Non so chi si sente di dare un primo. Io posso dare una piccola cosa, nel senso che sullo scolastico proprio della scuola secondaria non lo so, perché ci sono, come dire, delle logiche, un insegnamento diverso. Io posso parlare per l'università, per i corsi di storia delle donne all'università, in cui, e non solo di storia delle donne, spesso ho visto che anche dei nostri libri sono usati anche in insegnamenti di storia moderna di un normale, come dire, corso tenuto da un professore maschio, cioè non necessariamente ci deve essere la categoria di storia delle donne, ma il libro di Anna Bellavitis, che ha fatto una sintesi sulla storia del lavoro in età moderna, è usato, e di questo sono assai contenta, cioè del fatto che questi libri entrino a far parte della storiografia e della formazione accademica, chiamiamola mista, di uomini e donne, ecco. Ma i nostri non sono testi, come dire, femministi nel senso politico, come dire, esperienziale, più forte. I nostri sono libri di storia delle donne, ecco. Sì, penso che la domanda facesse più riferimento appunto all'integrazione nella storia della presenza femminile, no? Anche nella storia che viene raccontata appunto nelle secondarie di primo e di secondo grado, ecco. Che forse magari è una cosa che, cioè, su cui ci si potrebbe interrogare e si potrebbe lavorare insieme. Io lo dico, che la Società delle Storiche, per esempio, lavora moltissimo, organizza, certo, seminari per gli insegnanti, incontri, summer school, proprio
molto dedicata ad aprirsi alle insegnanti e a chi proprio insegna prima dell'università, diciamo, la trasmissione del sapere. Ecco, la trasmissione del sapere che non è più una storia di uomini, ma una storia di uomini e di donne insieme. Non è soltanto la storia delle donne, non è l'eccezionalità della donna, è rileggere parti della nostra storia in cui si era in due generi, in questo caso certo. Due. Ecco. In cui uno è stato poco considerato. Esatto. Poi c'era un'altra domanda di Giuliana Pizzi che dice: come si pone l'editoria femminista rispetto a un mercato editoriale che sembra a tratti aver fagocitato il ritorno in auge di scrittrici femministe? Penso ad esempio alla Rediviva Sontag o alla più pop Evaristo. Ho come il timore che nei cataloghi più in voga manchi la cura di affidare un messaggio che vada oltre il titolo. Cioè il rapporto tra diciamo l'editoria mainstream e l'editoria invece militante e impegnata come quella che insomma facciamo tutte noi che siamo qui stasera. Ecco. Non so se qualcuno ha un... Forse Angela può raccogliere. Sì, forse Angela, ma non ha... Ecco, non ha l'audio attivato. Direi di rispondere. Ecco. Non so se ho capito, focalizzato bene la domanda, ma insomma, la questione più grossa è questa, che il mainstream va avanti sul nome, sulla fama, sul marketing, d'accordo? Quindi il libro, bene che vada, dura 3 mesi sul banco della libreria, a meno che non è best seller, cioè vendite molto molto alte. In ogni caso si spende solo per un nome, un nome che può essere celebre per vari motivi, d'accordo? Anche per questioni di attualità si muove. Per esempio, recentemente le grandi case editrici hanno pubblicato delle femministe, per esempio la Roxanne è stata ripubblicata da Inaugusti del Libero qualche anno fa. La Roxanne non è una femminista all'acqua di rose, è una vera femminista. Ma perché? Perché hanno trovato, diciamo, l'osso più morbido. Che cosa pubblicano? Pubblicano testi più facili. Non è il caso adesso della Roxanne, ma la Roxanne era, diciamo, quella dei radicali, l'unica possibile, perché era fa più fiction, ma mai e poi mai ti hanno riscoperto una Gilligan che l'ha pubblicata per voce di donna, il titolo originale era Per voce di donna, non mi ricordo come è stato tradotto da Feltrinelli. Ma 20-30 anni fa, il nuovo libro della Gilligan, che è Il perché il patriarcato persiste, che è un libro stupendo, all'altezza di quello, non l'ha pubblicato nessuno, lo stiamo pubblicando noi dopo 3 anni che è uscito, cioè una backlist. Dunque, mainstream non si spende sul contenuto, a meno che non è un bestseller o non è un nome. Quindi le autrici femministe raramente sono state bestseller, raramente sono così famose. Non mi meraviglierei. Purtroppo va così. Purtroppo l'industria va così. Certo. Il libro dura 3 mesi, a differenza dei libri che facciamo noi, perché immagino che per le mie colleghe sia la stessa cosa. Noi i libri li teniamo in vita sempre. Intanto non c'è Masha, non c'è fuori catalogo, come diceva la Mosetti prima. Certo. No, dopo li accompagniamo, non è che la promozione dura un mese e poi ciao, quello che abbiamo raccolto. No, noi se il libro facciamo libri in cui crediamo, dunque il libro deve durare, deve essere un evergreen. È chiaro che pubblichiamo al massimo 10 libri all'anno, perché non potremmo diversamente. Quella è una macchina, il mainstream è una macchina finanziaria, cioè loro devono pubblicare moltissimo per arrivare a un budget, cioè il libro dopodiché è un dettaglio. Sì, sì. Là il gioco è un altro, ragazze.
Molto chiaro. Io volevo solo dire una cosa tecnica, scusate, che Anna Maria Crispino va riattivata perché non riesce a reinserirsi. Quindi se per favore potete attivare audio e video ad Anna Maria Crispino. E poi volevo fare una domanda, non so, Margherita, poi interrompimi se c'è qualche altra domanda dalle persone che ci ascoltano. Volevo fare una domanda che prima ha lanciato Cecilia Palombelli prima di andare online, no? Com'è andato quest'anno? Cioè, com'è stato quest'anno dal punto di vista del riscontro, diciamo, con le lettrici, con gli acquisti così a distanza e anche con queste forme di queste invenzioni, no? Anche di book dealer, insomma, nuove esperienze anche di consegna, distribuzione, cioè di circuiti virtuosi di librerie indipendenti. Questa è una cosa che poi mi serve un po' anche a dire, diciamo, a farvi una domanda poi sul che è un po' quella che tiene insieme questi nostri incontri, no? Cioè, che sinergia possiamo mettere in atto per collaborare, no? A noi piace questa parola, collaborare insieme. Quali sono, a vostro avviso, no, queste sinergie? Che cosa possiamo fare? Io, noi abbiamo riflettuto, come penso tutte, insomma, tutte noi che siamo dentro al mondo dei libri, abbastanza su questo tema. Per esempio, noi che siamo una casa editrice piccola e nata da poco e con pochi mezzi, generalmente una delle anche fonti di diffusione importanti negli anni passati è naturalmente la presenza alle fiere. Noi andiamo in giro moltissimo, da Torino a Pordenone Legge, appunto a Feminism, altre fiere, oppure facciamo moltissime presentazioni nelle librerie oppure in altri luoghi alternativi, anche luoghi anche diversi, insomma. E evidentemente quest'anno tutto questo non è stato fatto. Effettivamente il discorso della sinergia è importante. Certo, abbiamo un po' lavorato con internet, questo sì, perché rimane, la spedizione dei libri è fatta, oppure con alcune librerie con cui abbiamo un rapporto consolidato, non solo insomma, nella nostra regione, ma in giro per l'Italia. Però effettivamente una forma anche interessante in parte sono state, per esempio, delle presentazioni virtuali che a volte sono servite, a volte sono servite di meno. Io credo che anche uno dei punti importanti di una editoria femminista, per esempio la vediamo a Feminism, sia quella di creare legami e anche forme di collaborazione. Per esempio, sul territorio nostro noi abbiamo collaborato con un'altra editrice per fare coedizioni. Ecco, coedizioni, che vuol dire anche, siccome questa era un'editrice slovena e i libri, noi facciamo diversi libri bilingui, per esempio italiano-sloveno, italiano-greco, eccetera, perché c'è una forte comunità greca, eccetera. Ecco, questi sono modi per veicolare il libro anche al di fuori del territorio. Cioè, sono cose un po' da pensare, da studiare. Certo, uno dei luoghi proprio, come dire, importanti è proprio Feminism, perché uno dei motivi era questa serie di incontri, che poi non vuol dire solo rapporto di conoscenza, eccetera, ma vuol dire anche, per esempio, sviluppare, come ipotesi, sviluppare
delle forme di collaborazione anche stabile, perché no? Sarebbero cose da studiare anche con le librerie, a partire dalle librerie delle donne. Noi abbiamo per esempio una bella collaborazione con la libreria di Padova, per esempio, o altre, anche di Bologna, eccetera, e però attivare questa possibilità. Certo. Posso? Certo. Sì? Non riesco ad attivare l'audio, ma non fa niente. Mi ascoltate, tanto sono rapida ed invincibile, come si diceva un tempo. Allora, io volevo dire prima una cosa, che anche se siamo andati un passetto avanti, sull'editoria scolastica. Perché questa questione dell'editoria scolastica, lavorando noi sia come leggendaria che come società delle letterate da, credo, appunto più di 20 anni sulla questione del canone, il punto più dolente di tutti sono i manuali per le scuole elementari e medie. Quindi abbiamo fatto su questo moltissimi ragionamenti, partendo da un punto però fermo che dobbiamo avere bene in mente, che l'editoria scolastica è una specie di monopolio di 3 o 4 grosse case editrici, e questo risale ai tempi del fascismo, voglio dire, c'è proprio una specie di tradizione dell'editoria scolastica che sembra inattaccabile, perché è la parte più resistente al cambiamento. Adesso la scelta che abbiamo fatto forse è stata un po' trasversale, ma è stata quella di appoggiare, sostenere, spingere quanto più possibile alcuni gruppi di insegnanti per fare in modo che si arrivino proposte per la riscrittura dei libri di testo. Quindi, come dire, è una via mediata forse, che però sta cominciando a dare i suoi frutti. Zanichelli, per esempio, ha appena deciso di rivedere tutti i suoi libri di testo, e ne fa tanti, come sapete, alla luce, per esempio, delle indicazioni sull'uso non sessista del linguaggio o sull'uso delle descrizioni di che cos'è una donna, che cos'è un uomo, che cos'è una mamma, che cos'è un papà, quelle cose orrende che trovate a volte sui sussidiari ancora della scuola elementare, che uno dice dove campano, cioè in un altro mondo fantastico. Segnalo, perché l'ho visto anche, che qualcuno lo ha citato nella chat, 7-9, la casa editrice 7-9 della Martinelli, sta facendo un esperimento molto bello, secondo me, di riscrittura della storia dell'umanità, diciamo, generale. Fate conto, il primo volume è L'età dei dinosauri, per i bambini delle scuole elementari, in collaborazione con un gruppo di lavoro della Società Italiana delle Storiche. Io trovo che questa è una strada percorribile, tenendo conto che ci vogliono molti finanziamenti, perché mentre una traduzione o una scrittura, diciamo, a volte ce la possono regalare, a volte ce la possiamo pagare meno, eccetera eccetera, per fare appunto dei manuali, proprio quello che è il manuale, per esempio per una scuola elementare, ci vuole un team di lavoro, ci vuole una ricerca dei fondi, insomma delle fonti, eccetera eccetera. Però quella è una possibilità, se si riesce a trovare la via per finanziarla. La seconda cosa che volevo dire rapidissimamente è su questa questione delle sinergie. Adesso, una delle cose che mi ha spinto a mettere in piedi Feminism è stato un ricordo molto bello della mia passata esperienza, non so se qualcuna di voi c'era, ed era questa cosa delle International Book Fair, che erano le International Feminist Book Fair,
La prima ci fu a Londra, mi pare nell'86, e l'ultima c'è stata a Melbourne, passando per Oslo, un'edizione bellissima, Barcellona, Montreal, Amsterdam, insomma c'è stato una decina d'anni, ha vissuto e ha sparso luce intorno a sé questa Fiera Internazionale del Libro Femminista, a cui l'editoria italiana di quel momento femminista, quindi case editrici diciamo separatiste o di vero femminismo, come lo chiama la nostra Angela, collane invece all'interno di case editrici più grandi, riviste come già allora poteva essere Leggendaria quando era ancora un supplemento del mensile Noi Donne, andavano insieme con un unico stand che si chiamava Parola di Donna. Quello, a mia memoria, è stato il primo e forse anche l'unico tentativo, diciamo, di una sinergia anche proprio nelle pratiche appunto presenza nelle mostre, vendite, immagine nel senso di presentazione di una situazione articolata, anche complessa, interessante per questo, e a confronto con altre case editrici di altri paesi europei e non. Dopo c'è stato il famoso inabissamento carsico, che è un virus che ogni tanto prende il mondo delle donne e ci fa andare sottoterra senza morire, per fortuna, come degli ottimi bulbi. Però ecco, Feminism nasce per la parte che io ho avuto in Feminism, mi veniva anche da questa esperienza, perché quello che diceva Gabriella Musetti, lo scambio, anche il guardare i libri delle altre, che nessuna di noi singolarmente riesce a fare a casa sua, è già una prima forma di sinergia. Chiudo rapidamente per dire che Feminism è molto in relazione con l'associazione degli editori indipendenti che si chiama ADEI, e forse si potrebbe all'interno dell'ADEI creare come una specie di cavallo di Troia, diciamo, una specie di alleanza delle case editrici femministe, non solo per costringere ADEI ad occuparsi più attivamente di questo pezzo, io credo importante, della piccola e media editoria, perché nonostante il calo degli ultimi anni le lettrici continuano a essere l'assoluta maggioranza di chi legge nel nostro paese, e utilizzando Feminism come grande vetrina, grande display, come lo posso dire, di un'editoria che nella sua diversità, anche perché anche le esperienze che abbiamo sentito stasera non sono tutte del simili, diciamo, abbiamo grandi diversità tra noi, ma essendo io una, come dice una mia amica, braccia levate la Farnesina, sono per la creazione di alleanze sulle cose che si possono fare, non su quelle che ci dividono e che possono invece creare conflitti o attribuzioni di primazia rispetto ad altre. Grazie. Volevo, se possibile, Rossana, posso? Mi aggancio a quanto ha detto Anna Maria adesso e a quanto abbiamo visto ora. Proprio la differenza crea possibilità di connessione, di collaborazioni, di associazionismo. Mi ricordo che quando questa domanda era stata fatta a Laura Le Petit, lei disse allora no, non c'è stata mai competizione nell'ambito dell'editoria femminista, ciascuno voleva arrivare allo stesso obiettivo, non abbiamo mai interferito. Oggi come oggi voi date una panoramica estremamente ricca nella sua diversità, quindi nella misura in cui siete così diverse è possibile vedervi collaborare o associarvi. Certo, l'associazionismo mi pare anche
un ottimo cavallo di battaglia, così come mi sembra che per arrivare al territorio, alle scuole, le associazioni a cui quasi tutte voi fate riferimento o con cui collaborate, possa essere una strada di divulgazione. 7-9 ha il suo catalogo specifico, infatti, per bambine e bambini, quando gli abbiamo dato spazio ha avuto modo di dirle, quindi è più facile per una casa editrice così specifica cominciare il discorso di riscrittura della storia. Adesso avrei una domanda specifica per Anna Maria. Anna Maria, mi senti ancora? Anna Maria Crispino? Lo spero, io comunque le lancio. Sì, sì, ecco, sono, ma volevo evitare di intervenire. Comunque dimmi. È la domanda della chat da Titti Follieri, che dice: per te il canone letterario femminista di cui hai parlato, in che cosa consiste? Qual è il criterio di scelta per pubblicare un libro, per un romanzo? L'originalità, la storia, lo stile, il contenuto particolare? Vorrebbe qualche delucidazione maggiore, se puoi. Sì, premetto a questa delucidazione il fatto che personalmente, ma credo anche molte amiche e compagne che sono nella SIL, non pensano ad un canone letterario femminista. Su questo c'è stato un lunghissimo dibattito negli anni 80 e 90, quando sono venuti fuori i Women's Studies che richiamava Cecilia. Non si tratta, a nostro avviso, di creare un canone parallelo, cioè un canone maschile e un canone femminile femminista. Si tratta, appunto, perciò ci siamo inventati questa parola, che è oltre canone. Si tratta di andare oltre quello che si definisce con una certa rigidezza, no? L'inevitabile apporto della grande letteratura alla cultura occidentale. Innanzitutto perché ormai dovrebbe essere chiaro che questa rigida divisione che in Italia abbiamo mantenuto più a lungo che in altri paesi, tra la cosiddetta letteratura alta e la letteratura bassa, cioè una letteratura aulica e accessibile a pochi, adesso semplifico naturalmente, è una letteratura bassa che corrisponde a quello che oggi pensiamo come pop, cioè popular. Questa divisione così netta non esiste più, e secondo me è bene che non esista, perché entriamo dentro un campo dell'immaginario che, come dicevo nel primo intervento che ho fatto stasera, ha bisogno e si trova già nella condizione di scambiare contributi. Faccio un esempio banalissimo: il giallo è stato considerato in Italia sempre un genere minore, no? Popolare, commerciale, eccetera. Poi quando ci siamo contaminati, per esempio, col genere nordico, che invece è stato il principale genere letterario di denuncia sociale nei paesi scandinavi, ecco, si è visto quanto lo scenario del giallo italiano sia cambiato, e secondo me in meglio. Dopodiché ci sono libri belli e libri brutti, ma questa è la divisione, non libri gialli e libri generali, diciamo, di letteratura generale. Quindi andare oltre canone significa proprio questo, sapere che siamo su un territorio mobile, che i lettori sono i soggetti nomadi di una propria formazione che è fatta di letture, di relazioni, di esperienza, e quindi la scelta di un titolo da parte di un editore dipende da molteplici fattori. Se una casa editrice che predilige la sperimentazione, diciamo così, e quindi ha anche il coraggio di rischiare su titoli non facili, come dire, che non rientrano nelle regole dei libri commerciabili per il nome dell'autore o per la trama, e lì si tratta proprio di fare un lavoro di selezione che allarghi i confini
dell'orizzonte che abbiamo davanti. Dopodiché capita che 9 libri su 10 sperimentali restino nella nicchia, e può anche capitare che uno di questi invece esca dalla nicchia e riesca a raggiungere i lettori. Io penso sempre ai libri come degli animaletti con un sacco di zampe, che poi, come dire, al di là dei 3 mesi che la libreria se lo tiene, poi magari in vetrina o invece nascosto sotto uno scaffale, questi animaletti con un sacco di zampette camminano da soli e per stranissime strade raggiungono i lettori. Devono essere libri belli, appassionanti, in cui ci si trovi un pezzo di sé o la formulazione di un pensiero che magari avevamo già ma non riuscivamo a dire. Se non ci sono altre domande da parte del pubblico, ma soprattutto da parte vostra, se volete interloquire ancora tra di voi. No, io volevo soltanto dire l'ultima cosa, che mi trovo molto d'accordo con Anna Maria, perché i libri poi camminano da loro, diciamo, per varie strade, e penso che sia importante però porsi, quando uno fa l'editore, bene il problema della promozione del volume e di quel libro, e di arrivare il più possibile ovunque, ovviamente nel proprio mercato, nella propria nicchia più piccola, nicchia più grande, però è importante che tutti quanti noi, per non uscire dal ristretto, cioè per farsi conoscere, creare delle relazioni. E ringrazio Anna Maria per aver fatto Femminism veramente su questo. Però porsi il problema della promozione è fondamentale. A me piace invece il pensiero della biodiversità, no? Dei libri che condividono un principio di biodiversità, degli animaletti mi ritrovo benissimo, o delle piante, e anche quell'altra metafora che avevi scelto, Anna Maria, mi piaceva molto, no? Quella dei tuberi, dei bulbi, perché è molto, molto efficace. E credo che siano immagini molto belle che rendono anche conto di questa... di questa, come dire, anche varietà, no? Nel modo in cui ogni strada delle editrici che abbiamo incontrato magari ne incrocia altre, no? Perché poi spesso ci sono anche dei momenti appunto di incrocio, no? Come negli insiemi. Però insomma mi sembra veramente anche una realtà che stiamo diciamo portando alla luce, molto molto ricca, insomma. E quindi ecco, non so se il saluto lo vuole raccogliere Angela. Io personalmente... C'è una domanda, c'è una mano alzata. Vai, non la vedo. Vittoria Longoni. Sì, sì, provo a riattivarmi il video. Sì, no, semplicemente volevo ringraziare moltissimo tutte le partecipanti a questo incontro, che è stato molto utile. E prima di concludere volevo dirvi che è nostra intenzione, come gruppo Librarsi della Casa delle Donne di Milano, di proseguire assolutamente questo nostro lavoro. Abbiamo in preparazione un altro incontro con altri tipi di editrici femministe. Vogliamo comunque essere un punto di riferimento e di incontro, anche perché pensiamo che, per esempio, la domanda finale, quella sulla sinergia possibile, sia una domanda molto importante da lasciare assolutamente aperta. Comunque volevo dire a tutte appunto grazie, e che sicuramente ci rivedremo, perché il nostro lavoro in questo senso continua. Grazie. Sì, infatti continuerà con un incontro ad aprile, di cui vi daremo notizia, e poi quello finale, finale mai, ma diciamo conclusivo di questa prima fase, in cui si tireranno un po' le file di quello che si è detto, tra maggio e giugno probabilmente. Ma ci fa piacere anche dire che faremo un epilogo, quello da calendarizzare ancora, con le librerie femministe. Mi fa piacere perché qui oggi ce n'è una, mi pare, Carta Bianca, mi sembra che ci sia una libreria, e quindi le librerie sono molto importanti ovviamente per voi che producete e per il nostro piacere di noi lettrici.
e lettori. E quindi poi concluderemo questa prima rassegna anche con un lavoro con le librerie. Perciò ancora due appuntamenti. Uno ancora con una parte di editrici femministe e poi uno di conclusioni, di riflessione, di cui vi faremo sapere. No, ancora no. Rossana, vuoi salutare tutti? Io ti cedo la parola. Grazie Angela, io niente, concludo i saluti, è stato un incontro pieno di stimoli e di bei pensieri e quindi vi ringrazio molto e ci teniamo in contatto in questa rete vivace. Grazie. Grazie veramente. Noi lettrici vi siamo grate. No, grazie a voi, grazie. Veramente è stato un piacere ed è veramente un inizio di collaborazione reale questa con le librerie. Grazie. Bene, grazie. Grazie mille. Grazie a tutti. Grazie, arrivederci. 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 Arrivederci a tutti. Grazie, arrivederci. C'è nessuno?